Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi cucineremo dei buonissimi biscotti profumati all'arancia. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 280 g di farina 00, 100 g di burro, 100 g di zucchero, 10 g di lievito per dolci o un cucchiaino di lievito per dolci, un uovo, la scorza grattugiata di un'arancia e 80 ml di succo di arancia, l'estratto di vaniglia e poi a parte ci servirà dello zucchero vanigliato e dello zucchero semolato. Mettiamoci subito a cucinare che qua sento già un profumino. Io oggi utilizzerò la planetaria, ma potete tranquillamente utilizzare anche un mixer elettrico o uno spattitore elettrico, quello che avete in casa va più che bene. Iniziamo però partendo dal burro e andiamo ad aggiungerlo tutto in una volta. Io l'ho riscaldato, l'ho fatto sciogliere, scusate, prima al microonde e l'ho lasciato raffreddare quasi del tutto. Lo zucchero, la scorza grattugiata dell'arancia e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Ora passate la macchina, azionate la macchina e montate il composto fino a raddoppiarlo di volume e a renderlo molto spumoso. Fermiamolo un attimo, uniamo adesso il succo di arancia, l'uovo intero e finiamo di amalgamare tutto. Andiamo a mischiare il lievito alla farina. E poi, non avendolo fatto prima, utilizzando un setaccio, lo vado a setacciare direttamente dentro la ciotola. Poco alla volta, mi raccomando. Riposizioniamo la ciotola sulla sua base e cambiamo la frusta se utilizzate la planetaria per fare questa ricetta, mettendo la frusta K. Anche qua passiamo la leva e a velocità minima lasciate assorbire la farina dal composto liquido. Ho trasferito il composto dalla ciotola della planetaria su questo piano infarinato. Come vedete l'impasto è veramente morbidissimo. Lavoratelo il meno possibile. Copritelo poi con della carta trasparente e lasciatelo riposare in frigorifero per 2-3 ore. Ci vediamo dopo, nel frattempo preriscaldate il vostro forno e formeremo i nostri biscotti all'arancia. Eccoci qua, l'impasto riposato in frigorifero come vi ho detto. Ora siamo pronti a formare i nostri biscotti. Preparatevi un piano di lavoro e una ciotolina con dentro dello zucchero semolato e dello zucchero a velo, vanigliato se lo avete, se volete dargli quel tocco in più di vaniglia, altrimenti anche normale è perfetto. Andiamo a tagliare l'impasto che si è leggermente rassodato in palline di circa 15 grammi l'una, di questa misura. Arrotolatele, formate una pallina, passatele prima nello zucchero semolato e poi nello zucchero a velo e posizionatela su una placca ricoperta di carta da forno. Continuate così piano piano fino a completare tutto l'impasto. La prima teglia è pronta per andare in forno. Riscaldatelo prima a 180 gradi e questi biscotti cuociono per 15 minuti. Mi raccomando, controllate sempre anche voi la cottura del vostro forno, qualora serva qualche minutino in più. Ci vediamo dopo per il risultato. Io nel frattempo vado a riempire un'altra teglia di biscotti.
eccoci qui, i biscotti hanno cotto a 180 gradi per 15 minuti esatti. Abbiamo tolto la prima infornata, li abbiamo posizionati su una gratella, li stiamo facendo raffreddare prima di metterli su un piatto da portata e servirli con un buon caffè o un buon tè. Ci vediamo dopo per la presentazione. Eccoci qui, i nostri biscotti si sono raffreddati completamente e ora sono pronti per essere gustati. Ricordatevi sempre di controllare la cottura del vostro forno. Nel nostro hanno cotto esattamente a 180 gradi per 15 minuti. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e mi raccomando, non fate che uno tira l'altro, E ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.